Quali sono i vantaggi di questo sistema rispetto agli altri sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia e quali sono sia i vantaggi clinici sia soprattutto per la vita quotidiana del paziente? I vantaggi sono diversi. Innanzitutto il sensore è un sensore impiantabile ed è impiantabile con un minimo di traumatismo che il paziente non avverte praticamente perché è in anestesia locale e fa sì che il sensore sia fisso. Contrariamente agli altri sensori che oggi abbiamo sul mercato, che possono per qualunque motivo, un colpo accidentale, il sudore, sport acquatici, eccetera, staccarsi. Chiaramente se si stacca, è un sensore tradizionale, bisogna metterne un altro, non è tanto il traumatismo di ribucarsi, è che hanno un costo e si deve buttare via. Questo invece rimane fisso. L'altro vantaggio che è enorme in questo sistema è il fatto che già direttamente sulla spalla il ricevitore, che è di dimensioni molto piccole, ha la possibilità di dare degli allarmi con le vibrazioni. Questi allarmi sono fondamentali perché non mi obbligano a guardare la glicemia su una app, su un ricevitore o su un telefono. Direttamente con una vibrazione mi avvisano se la glicemia è alta e bassa, se sta salendo o se sta scendendo, quindi non soltanto alta e bassa, ma anche se sono in salita e in discesa. Per fare un esempio che può sembrare banale, sto guidando la macchina, mi avvisa che sta scendendo, tutto il tempo di accostarmi, vedere quant'è questa glicemia e fare ciò che devo fare. Quindi lascia una libertà al paziente diabetico molto alta. Prima il paziente diabetico, se dovesse fare, diciamo nella mia terra, l'Olbia-Cagliari, che sono 3 ore di macchina, dovrebbe controllarsi la glicemia prima di partire e poi quando arriva, ma non è detto che Oristano sia già scesa e sia troppo bassa, ecco, questo sistema è molto più libero. Ecco, quindi anche dal punto di vista del trattamento della malattia avere questi dati può essere importante per calibrare meglio la terapia? Certamente, questo dà la libertà al paziente di gestirsi una vita molto più semplice, dà al paziente e al diabetologo la possibilità di gestire più finemente la terapia insulinica.